questa è la chiusa della paratia, perché adesso dalla dal canale adesso, 30 signori, noi dobbiamo salire sul livello oltre ecco. Il verde che si vede. Adesso la paratia si è chiusa e comincia a venire su l'acqua che ci fa salire di circa 3 metri e mezzo per poi poter navigare sempre sul fiume a un livello superiore. E questo, signori, mi raccomando, braccia, mani, gomiti dentro. Sì, sì. Il momento che tanto la conca inizia ad alzarsi il livello, la barca un po' balla. Quindi mi raccomando, ecco, guardate di fronte a voi come si stanno alzando i pistoni elettrodraulici per fare entrare l'acqua del tronco d'acqua che ci precede. Come si apre già? Sta pratica salendo. Sì, 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 sì. Poi mi raccomando, signori, quando la porta a monte si apre, mi raccomando, i passeggeri che si trovano alla prua, di sedersi per lasciare libero la visuale al nostro capitano, il signor Cristiano. In una vasca proprio. Sì. Anche il Nilo fa. Sì, anche quando abbiamo navigato sul Nilo la stessa roba. Però lì sono grandi perché i battelli sono molto grandi. Invece sulla villa c'è di fronte proprio della barca. Ma anche a Milano il naviglio, sul naviglio c'è, sì, c'è la faccenda. Nella zona, non lì da noi. Dove passiamo? Via di canale, quello lì. Sì, sì. Eccoci qua, tutti e due. Mentre saliamo su un barco. E nella parte centrale. Siamo andati in barca. C'era lo spazio che i cavalli. Ok. Poi in avanti. Sì. Noi facciamo sempre come siamo passati. E qui lentamente sale l'acqua, adesso vado dall'altra parte e vado a vedere come si comporta. Adesso qui sto attraversando la nostra barca per andare a vedere davanti come si comporta. Qui ci stiamo sempre più sollevando. Già guardate, signori, di fronte a voi come c'è questo notevole dislivello idrico. L'acqua viene presa se la chiusa viene riempita dal tronco, dal tronco d'acqua che ci precede. Adesso quando arriva i fori si trovano nella parte inferiore. Livello. Poi per il principio di cosiddetti vasi comunicanti si giunge al livello d'acqua in cui la navigazione poi deve successivamente navigare. Infatti vedete che i pistoni come a poco si sono alzati per ecco, ho fatto vedere anche dall'altra parte della il territorio per far passare finge l'acqua per riempire la conca. Bon. Sono andato a filmare anche la parte di là. Ok. Allora, visto che ci siamo alzati, signori, con livello idrico, a sinistra Palazzetto Trotter, che è questo edificio cinquecentesco con questa parete arancione molto liscia, affiancata dal gemello palazzetto minore in bianco.
Sapete come con gli restauri avvenuti nel secondo covado alcuni edifici hanno perso la loro struttura, struttura storica? Quindi ecco che la porta a monte viene aperta. E possiamo continuare. Vedete il dislivello che c'è tra qui, che siamo nella vasca, e il fiume che abbiamo lasciato prima giù. È circa 3 metri e mezzo più in basso. Si intravede. Adesso stiamo ad uscire, aprendo le paratie dall'altra parte, che abbiamo raggiunto il livello del fiume, e quindi adesso proseguiremo la navigazione al di sopra del vecchio del fiume, al di sotto di 3 metri e mezzo. Molto bello, e vabbè, ci ha messo il suo tempo, però ci ha messo circa 5 minuti e passa. Quindi adesso riprendiamo la navigazione. Vedi, c'è dietro la paratia, qui c'è l'altra paratia che adesso incomincerà sicuramente a chiudersi per far scendere l'acqua che è immagazzinato, per far permettere a un altro naviglio di salire di livello. Bene, penso che di aver illustrato abbastanza questo. Chiudo. Allora signori,